in anteprima mondiale, perché l'abbiamo fatta mezz'ora fa, scusate qualche imperfezione tecnica. Scusate, naturalmente qui non è Sanremo, quindi le parole e anche le sfumature delle parole, le virgole, sono fondamentali. Abbiamo voluto esprimere un messaggio sui nostri temi ambientali, speriamo non scontato, no? Allora, la canzone prevede anche un ritornello, che invitiamo, facilissimo, invitiamo appunto a ripetere con noi. La risposta alla questione, chi ha torto e chi ha ragione, è difficile la soluzione, chi ha torto e chi ha ragione, la risposta alla questione, chi ha torto e chi ha ragione, la risposta prima o poi si troverà o no. L'atmosfera in ebollizione, grazie alla deforestazione, gli OGM che invenzione, aiuteranno la popolazione. L'automobile, che passione, è il mio idolo, è il mio padrone, è sviluppo ed evoluzione, possedere un macchinone, hai davvero una ragione, a sentirti un po' coglione, questo nodo prima o poi si scioglierà. Tutti, che ascolta la questione, chi ha torto e chi ha ragione, è difficile la soluzione, chi ha torto e chi ha ragione, la risposta prima o poi si troverà. Bioenergia per automazione, pannelli solari sul balcone, è possibile un'inversione, non sarà un'involuzione, l'acqua scorre nel ruscello, sempre uguale, sempre quello, nelle casse imbottigliata, naturale oppur gassata, trasportata tuttavia con gran spreco di energia, questo nodo prima o poi si scioglierà. La risposta alla questione, chi ha torto e chi ha ragione, è difficile la soluzione, chi ha torto e chi ha ragione, la risposta prima o poi solo il seme selezionato, trovi adesso sul mercato delle antiche varietà, non più traccia, ci sarà frutta e ortaggi e verdure, varietà nelle culture, senza biodiversità, sarà una grigia umanità. La risposta alla questione, chi ha torto, chi ha ragione, è difficile la soluzione, chi ha torto, chi ha ragione, risposta prima o poi si troverà. No. C'era una volta un campo di grano che si vedeva da molto con i papaveri mossi dal vento, insieme agli steli del biondo frumento. C'era una volta un bosco incantato e tante pecore e mucche sul prato, i campanacci con quel magico suono, che fine han fatto? Dove sono? Dopo chilometri tra boschi e sentieri aveva passato la nostra frontiera. Vicenda assurda e notizia di ieri, hanno ammazzato un orso in Baviera. E la 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 la, la 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 la, la la. Thank you.
un'altra opzione. La giustizia vuol globale e la scienza non è male, ma consumi e più mai, consumi e più sfrenato, è un progresso un po' sbagliato, questo nodo prima o poi si scioglierà. L'orso e il lupo a noi si addice, ma la pecora è felice, difendiamo i predatori senza lutto dei pastori, c'è ricchezza a sufficienza, per sviluppo con coscienza, venga pur bandana Shiva, senza far di lei una diva. La risposta alla questione, chi ha torto e chi ha ragione, è difficile la soluzione, chi ha torto e chi ha ragione, la risposta di amore si troverà o no. E c'è qualche ambientalista, un po' fondamentalista, ecologia è una semente che comincia dalla mente, vuol che pensi, studi e leggi, non sopporta guru e greggi, vuol che pensi, studi e leggi, non sopporta guru e greggi, questo nodo prima o poi si scioglierà. Risposta alla questione, chi ha torto e chi ha ragione, è difficile la soluzione, chi ha torto e chi ha ragione, la risposta alla questione, chi ha torto e chi ha ragione, la risposta prima o poi si troverà, la risposta prima o poi si troverà. L'imperfezione me l'hai fatta per la prima volta, proprio in anteprima. Bravi i ragazzi del Laboratorio 7. C'era anche una sorpresa un po' di programma, venuto dall'India. Guardiamo se... ecco. La natura è viva e ci guarda. Diamo occhi agli sguardi invisibili. Dall'India hanno... nella loro cultura hanno costruito degli occhi di ceramica che appendono agli alberi. Adesso invitiamo Piero del Laboratorio 7 a scegliere quel magnifico esemplare di acero e far vedere che lui ha gli occhi, ci sta guardando. Noi non ce ne eravamo accorti, ma lui ci sta guardando. Il gruppo della Palestina. Vedete nel cartellone sono due famiglie, una israeliana e l'altra palestinese. Io sono Rashid, appartengo alla famiglia palestinese, sono un attivista non violento contro la costruzione del muro tra Israele e Palestina. Nella mia attività di attivista ho conosciuto Ruth, una ragazza israeliana che anche lei, come me, crede che il dialogo sia l'unica soluzione contro il conflitto. E parlando con Ruth ho scoperto che la nonna di Ruth, Anna, abita da una sessantina d'anni nella casa da cui fu cacciata mia nonna Rula. E come atto simbolico di incontro tra i popoli di pacificazione abbiamo convinto le nostre famiglie a organizzare un incontro tra mia nonna Rula e la nonna di Ruth, Anna. E, Anna vi dirà l'esito dell'incontro. Allora, io sono Anna, ho 81 anni e sono arrivata dalla Germania dove sono stata vittima della Shoah e in Israele,
Ma ho visto tante brutture, ho perso il marito a 67, nel 1967 e ho perso un figlio nel 1982. E ho deciso, dopo ripensamenti, dopo lunghe conversazioni con Ruth, di incontrare Rula. I dubbi sono stati tanti, all'interno della nostra famiglia ci sono state discussioni anche feroci, soprattutto con Kobe, mio nipote. Lui è estremista, non ha accettato assolutamente di conoscere, non voleva assolutamente che io conoscessi Rula. Abbiamo deciso di aggirare l'ostacolo perché alla fine abbiamo capito che certe posizioni sono inconciliabili e che nella nostra famiglia alcune anime non si riescono a mettere d'accordo. Per cui con l'aiuto di Ruth ho deciso di incontrare Rula e ci siamo incontrati. Questa chiave che adesso ho passato ad Anna è la chiave che mia nonna Rula mi ha lasciato in eredità. Mia nonna Rula da 60 anni conserva questa chiave, che è la chiave che apre la porta di casa sua, che adesso è la casa di Anna, perché conserva la speranza di poter un giorno ritornare in quella casa. Dopo una vita di sofferenze, mia nonna non ha abbandonato questa chiave, la sua speranza, quello che questa chiave rappresenta, la nostra identità, e ha deciso di consegnarla a me, a suo nipote, perché spera che le generazioni future possano realizzare il suo sogno ed ottenere diritti che adesso gli sono negati. L'incontro è stato frutto di tanta sofferenza, cioè nella nostra famiglia è emersa tantissima sofferenza, così come in quella di Rula. E abbiamo capito che, parlando anche con Rula all'incontro, la cosa fondamentale è il diritto di essere ascoltati. E quindi abbiamo deciso di fare un appello insieme, abbiamo fatto una conferenza stampa e abbiamo fatto un appello non alle persone in alto, non ai governi, non alle persone che di solito decidono, ma alla gente come noi. E abbiamo deciso di lanciare un appello, cercate di fare tanti incontri come i nostri, fate girare tante chiavi e cerchiamo di superare la diffidenza che noi abbiamo nei vostri confronti e che voi avete nei nostri. Della Palestina, ricordo che abbiamo la cesta dove sono posti gli oggetti che ieri i conduttori del laboratorio hanno portato, è vero? Il diario della donna palestinese, e non avete poi parlato del Piero? Il Corniolo oggi si trasforma in flauto, quindi oggi mi abbiamo messo il flauto perché col Corniolo si fanno strumenti musicali. Si fa la piva emiliana, ma anche dei flauti, quindi il flauto è il simbolo di oggi. E quindi quindi continuiamo i nostri lavori, anche se appunto è venuto a mancare ieri, vi ricordate, il professor Godot nelle relazioni, i laboratori hanno lavorato molto bene, adesso possiamo seguire il programma con chi è che si sente? Laboratori pronti, Loris alza la mano, bene, Loris e Fiorella. Ricordo che loro hanno condotto il laboratorio, il secondo, con te non si può mai parlare, e si riferivano alla coppia. Vediamo che cosa ci propongono. Dunque, noi faremo una scenetta, una drammatizzazione. Nella prima parte c'è il torto e la ragione, cioè lo scontro. Dopo cercheremo di andare oltre questo torto e ragione, questo scontro, insomma. Niente, vi proponiamo questo. Il marito torna a casa da lavorare dopo una giornata di 10-12 ore di lavoro.
vedo seria, ti vedo un po' scocciata. Come? Sono stanca. Sono stanca, guarda, io non ne posso più, veramente. Ho passato una giornata terribile. Tu non ci sei mai, io devo occuparmi di tutto, allora. Ho pulito il garage, lavato le tende, mi sono impegnata con i ragazzi. Tra l'altro i nostri figli oggi hanno litigato. Hanno litigato e io, come sempre da sola, ho dovuto pensare a come risolvere il problema. Cioè tu non esisti, io mi sono stancata, hai capito? Veramente. Ma insomma, tutte le sere la stessa storia. Vengo a casa dopo 12 ore, lavoro come un dannato, sono 2 ore in macchina e poi, insomma, sempre la stessa storia. Non sei mai contenta, sempre dei problemi, non ne posso più. Sempre così, guarda. Ti sei accorta che mi sono tagliati i capelli, me li sono colorati, non mi hai visto, non mi vedi più, non mi vedi più come sono vestita. Boh, non si sa, guarda, io veramente credo di avere ancora bisogno di essere amata, osservata, considerata, ma chi sono io qua dentro? Una macchina da lavoro e basta, guarda, basta, io così non vado più avanti, hai capito? No. Guarda, a me non me ne frega niente, se ti va bene così è così, se non ti va bene amen, guarda, io non ne posso più, io devo lavorare purtroppo, ok, basta. Guarda, sì, basta. Basta, 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 io con te non riesco mai a parlare, la soluzione non c'è, non la troviamo, siamo sempre alle solite, tutte le volte che proviamo a discutere finisce così, va bene, chiuso, chiuso, facciamo prima a finirla qui, finiamo tutto, risolto così. Ok, questa è la, è il torto e la ragione. noi pensiamo che per superare il torto e la ragione bisogna partire da noi stessi e anche per portare la pace nel mondo, per diventare dei pacifisti internazionali, prima bisogna trovare la pace dentro di noi e nella coppia. Pensiamo questo perché è inutile fare delle grandi azioni di pacifismo quando dentro e nella coppia ci sono dei conflitti insuperabili. Una cosa che noi abbiamo capito, su cui abbiamo lavorato, è quella che bisogna scendere a un livello, a un altro tipo di livello, cioè bisogna scendere sul sentire la sofferenza dell'altro, diventare sensibili ai problemi dell'altro, diventare sensibili ai propri problemi, alla propria sofferenza, prendere consapevolezza e quindi stare in ascolto di quello che si sente, dei propri sentimenti e della propria sofferenza. Solo in questa maniera si può superare il torto e la ragione. Adesso cerchiamo di fare una scenetta in cui, una drammatizzazione, in cui cerchiamo appunto di superare il torto e la ragione. Speriamo di riuscirci. Grazie. Ciao Marco. Ti vedo seria, ti vedo un po' triste. Cosa c'è? Mi sento preoccupata, sono in una situazione di ansia perché non mi sento bene. Non mi sento bene in questa situazione, credo di non essere capita nel mio lavoro. Mi sembra che sia inutile. Il mio sentimento è veramente quasi di... Non riesco neanche più a capire cosa faccio durante la giornata, se il mio lavoro ha un senso o no. Mi sento inutile. Queste sono sensazioni molto negative che sento, quindi vorrei vedere se riesco a scambiarle con te queste cose. Ecco. Io ti capisco. Capisco la tua sofferenza, capisco quanto stai male, capisco quanto disagio hai dentro di te e capisco quanto probabilmente ti ho trascurato, però io sì, lavoro tanto e sul lavoro ho dei grandi problemi, devo stare al passo, devo mantenere la mia carriera, ho paura che se faccio meno ore, che do meno impegno, ho paura di essere allontanato, di essere trascurato nel lavoro, di essere un po' emarginato.
poi in verità ho anche paura di parlare con te, di stare con te, perché ho paura che i nostri problemi non siano risolvibili, quindi non li voglio affrontare. Ho tante paure e ti prego di capirmi anche per questo. E vorrei tanto cambiare, vorrei tanto che il nostro rapporto fosse diverso. Ora mi sento un po' meglio. Volevo precisare così che mi fa piacere intanto sentire che hai capito in parte la mia sofferenza e così penso di essere poi disposta a capire anche io la tua. Voglio esprimere comunque i bisogni che io ho. Cioè i miei bisogni sono quelli di essere considerata ancora importante come persona, come te, come tua partner, come ho bisogno di stare con te, di passare con te più tempo, quindi di insieme a te da soli, dove ci possiamo capire, anche momenti nei quali i nostri figli non siano sempre presenti. Credo, vorrei passare, non so, un weekend con te, due weekend con te, per vedere se riusciamo a capire meglio. Cioè, quello che ritengo importante è che noi possiamo sentire, capire il nostro sentimento, quello che abbiamo dentro, quello che sentiamo. Anch'io sento questo, anch'io ho questo bisogno di un rapporto più profondo, di scambiarci delle cose, di avere più tempo per noi. E quindi ti propongo, guarda, facciamo una cosa, una settimana, cioè un sabato ogni tanto, una domenica ogni tanto ce la prendiamo per noi due. E anche quando, poi i bambini, quando vanno a letto, cerchiamo un po' di parlare, di stare insieme, di conversare, di esprimere ciò che sentiamo, i nostri bisogni, insomma. Secondo me mi sembra una buona soluzione. Ecco sì, credo che trovare un accordo possa essere una buona idea, un accordo che noi comunque verificheremo, Marco, verificheremo se questo accordo può essere buono per noi. Quindi ci accordiamo che alla fine settimana, il sabato e la domenica, lo trascorriamo insieme. E vedremo un po' se questo nostro modo di stare insieme può essere effettivamente nuovo, diverso, vediamo di verificarlo, di essere eventualmente anche in grado di cambiare delle cose che non vanno. Quindi troviamo un accordo che sia comunque anche verificabile nel tempo. Va bene. Adesso ho voglia di coccolo, ho voglia di abbracciarti. Bene, questa è la nostra proposta. Soprattutto sentire e stare in contatto con i bisogni. Grazie. Grazie Loris e Fiorella del gruppo sulla comunicazione della coppia. Adesso, gli oggetti vostri non li abbiamo visti prima, non li abbiamo visti dopo, abbiamo perso, cos'era il vostro oggetto? Un cappio, non si capiva, una corda? Era un oggetto sparito, sì, qui sparisce tutto, è sparito l'albero della poesia, è sparito Godot, e spariscono gli oggetti, qui il castello ha ancora dei fantasmi da scoprire. Allora intanto andiamo a scoprire il gruppo che ha lavorato sul dialogo interculturale, ricordo il titolo, Persone e culture che si incontrano, muri e pertugi. Prego. Dal nostro laboratorio è emerso un tema, penso così, basilare un po' per questi problemi, che non vi diciamo, e adesso vi facciamo vedere una scenetta e vediamo se da questa scenetta si riesce a desumere facilmente qual è il tema. Partiamo. Dimmi un po' cosa fai, dillo. Una passeggiata nel bosco. Ma no! Una vipera! Vieni via! Vieni via! Vieni via! Deve essere pericoloso, una vipera. Ascolta, ma come mai non si muove? Perché sta ferma? Oh,
andiamo dall'esperto a chiedergli come mai una vipera non ci attacca a quest'ora. Andiamo. Oggi sono andata a fare una passeggiata nel bosco con il mio cane. Abbiamo incontrato una vipera e stranamente questa non ci ha aggredito. Si è fermata e nonostante il mio cane abbaiasse, nonostante il mio cane cercasse di stuzzicarla, lei non si è mossa. Ma come mai questo? Dormiva, si riposava. Ma stava digerendo il pasto. Stava digerendo il pasto, ma se erano le 5 del pomeriggio? Il nostro tema che è emerso è che noi leggiamo il comportamento delle persone solo secondo le nostre categorie mentali. Se non abbiamo quelle categorie, perché non abbiamo storia, non abbiamo esperienza, siamo comunque portati a etichettare lo stesso il comportamento, restringendolo alle nostre capacità e alle nostre vedute, nel nostro modo di vedere le cose. Se una persona fa una cosa che noi non concepiamo facilmente, diciamo che è matta. E non pensiamo che invece siamo noi che non abbiamo anche gli occhi per vedere il comportamento dell'altro per quello che è. Abbiamo anche pensato che solamente con un momento di attesa, di rispetto, di accoglienza, di sospensione di giudizio, in cui pensiamo comunque che questa cosa che non capiamo non deve essere immediatamente incasellata in una categoria mentale. È una cosa che è una realtà che c'è, che noi non capiamo, aspettiamo di capirla, aspettiamo di conoscerla, aspettiamo di capirla. E questo soprattutto attraverso un atteggiamento di ascolto attivo che penso che tutti conosciate. E insomma, il senso della storiella era questo. Io parto dall'oggetto. L'oggetto che avevo presentato ieri è del potere, era il potere inteso come comando, come imperio. Ed era questo un potere che di solito si usa sulla gente per gestirla, per fare quello che noi desideriamo comunque. Allora, il laboratorio, nel laboratorio abbiamo lavorato proprio per intendere questo potere che ognuno di noi ha, comunque per utilizzarlo, per far fare alla gente quello che noi vorremmo che facesse, ma contemporaneamente anche gli altri, usando il loro potere responsabilmente, portano avanti i loro bisogni, così come noi portiamo avanti i nostri, e insieme condividiamo, e quindi è un potere alla pari, un potere fra persone e con le persone. Quindi il simbolo di questo oggetto potrebbe essere quello di usare l'oggetto stesso in modi diversi, che non è più quello del comando con le persone, ma io stesso posso usare il mio potere con fantasia e utilizzarlo ad esempio come cintura, oppure darlo all'altra persona, la quale con la sua fantasia può utilizzare il potere che abbiamo ognuno di noi di migliorare la qualità della nostra vita, non in contrapposizione con gli altri, usando appunto la fantasia di prendersi il potere in mano, e vediamo ad esempio di come poterlo gestire. Grazie, intanto questo. Questo come simbolo. Nel laboratorio abbiamo visto un video sul potere con gli altri, come gestione appunto individuale, responsabile, e quello che è quello di dire onestamente quello che ci si sente, il disagio o l'agio, se c'è il disagio, vedere i bisogni propri o altrui non soddisfatti e trovare, parlando, il modo di soddisfarli. Ognuni propri, e quindi trovare poi le strategie, le modalità, le richieste giuste per poterle poi soddisfare concretamente. Quindi da un potere che è partito in senso teorico, ideologico, siamo entrati nel concreto,
che cosa fare qui ed ora per soddisfare i miei bisogni, che sento, proprio il disagio. Se ho disagio vuol dire che qualcosa c'è in me che non è soddisfatto, allora mi fermo e vado a vedere che cosa può essere. È uguale faccio con gli altri, quando fanno qualcosa loro che non mi soddisfa. Allora, l'Antonella, assieme agli altri, l'Antonella rappresenta il lavoro del gruppo, e ci dice, con le sue parole, quello che abbiamo vissuto in questi due giorni di Rocca di Pace. Io che ovviamente ho partecipato anche a tutto il lavoro precedente per preparare questo seminario e non solo tutte le attività di Rocca di Pace da 3 anni da quando è nata, voglio in questo disegno che verrà illustrato, voglio dire come non è così semplice preparare le cose che facciamo, proprio perché le vogliamo fare mettendoci in gioco. E metterci in gioco per noi vuol dire mettere in prima persona la nostra onestà di essere sinceramente quello che siamo in questo momento. E sentiamo l'Antonella, grazie intanto. Noi siamo partiti naturalmente dal titolo Torto Ragione per vedere se era possibile trovare una soluzione che prevedesse una terza opzione, no? Che non era né il torto né la ragione. E abbiamo cominciato aspettando Godot, cioè nel senso che Godot non è arrivato e abbiamo visto insieme che cosa ha provocato questa cosa. In tutti noi, perché ovviamente a parte loro che lo sapevano, io pure ho aspettato Godot fino alla lettura della mail, quindi sono nel gruppo. Però abbiamo visto questa cosa ha creato delle reazioni diverse e abbiamo fatto questo tipo di lettura. Abbiamo fatto una rappresentazione che indica il gruppo che rappresenta Rocca di Pace come un grande stagno dove noi che eravamo lì ad ascoltare eravamo i componenti, le gocce d'acqua che formavano questo stagno. Questa provocazione che è arrivata, aspettando Godot che non c'era, l'abbiamo vista come una provocazione lanciata da una mano che erano loro e che gettava in questo stagno qualcosa. Abbiamo pensato non a un sasso, perché un sasso è qualcosa di duro, è qualcosa di violento, abbiamo pensato a un panino, no? Un pezzo di pane, un pezzo di cibo, qualcosa che aveva probabilmente la funzione di gettare anche nutrimento all'interno dello stagno, no? O comunque la sua funzione primaria era quello di smuovere le acque. E c'è riuscita, nel senso che naturalmente a questa mancato arrivo di Godot ci sono state delle reazioni. Quindi lo stagno si è mosso e le acque si sono mosse e alcune gocce si sono spruzzate lontane dallo stagno, tant'è vero che le reazioni sono state diverse. Qualcuno ha accettato questa provocazione, ha riso, ha riflettuto, ha trovato Godot in altre cose, o non l'ha trovato ma ha pensato comunque che si poteva riflettere sul fatto che non c'era, quindi eravamo lì in un grande gruppo a lavorare, e qualcuno invece si è risentito di questa cosa, qualcuno è andato via, qualcuno si è sentito tradito da una promessa non rispettata. Quello che noi abbiamo pensato che questo poteva essere la rappresentazione di quello che avviene tante volte nei rapporti umani. Cioè noi a volte abbiamo bisogno di un cambiamento, quindi gettiamo qualcosa in questo stagno fermo, che è una relazione, che è una situazione di lavoro, e questa cosa che noi gettiamo provoca questo cambiamento, muove le acque. Muove le acque le quali a un certo punto ritorneranno ad avere un loro equilibrio, che è l'equilibrio dello stagno, con in più dentro quello che abbiamo gettato, quindi diciamo un conflitto che potrebbe essere visto in modo positivo, in modo creativo, un cambiamento che a un certo punto ritrova la sua naturale, il suo naturale equilibrio ottenendo quello che è stato messo. Però abbiamo detto alcune gocce si sono perse, no? Qualcuno è uscito, qualcuno non ha capito questa cosa e questo è un dato di fatto. Cioè quando succede un cambiamento, quando succede che qualcosa rompe l'equilibrio, è possibile che non a tutti vada bene. Questo è una cosa di cui dobbiamo tener conto. Questo non vuol dire che chi non c'è non ci sarà o chi non c'è ha perso un'occasione. Chi non c'è probabilmente ha bisogno di un altro lavoro,
di un altro tipo di intervento, di un altro, di qualche cosa che ci possa portare a recuperarlo e probabilmente a spiegarci meglio su quello che noi avevamo voluto dire o fare. Quindi alla fine riteniamo che nulla vada perduto, però la proposizione del cambiamento, quindi di dare nuovo nutrimento alle situazioni, è qualcosa per una sfida che vale la pena cogliere. Bene, adesso abbiamo il gruppo di Angela e Ferdinando sul rapporto tra genitori e figli. Vediamo cosa ci hanno preparato. Allora, noi abbiamo tentato di riempire quella sfera di cristallo che così aveva fatto un po' di preveggenza su quello che un genitore avrebbe dovuto fare in base alla sua esperienza per far felice la crescita del proprio figlio. Abbiamo tentato di riempirla con i sentimenti, con i pensieri reali di ognuno di noi. La prima barriera che ci siamo dovuti trovare, così, il primo ostacolo che abbiamo dovuto verificare, come spesso si verifica, è che facciamo molta fatica a mostrarci per quello che siamo dentro. Siamo molto abituati a farci vedere per quello che vogliamo che gli altri considerino di noi, ma siamo poco abituati a considerare quello che sentiamo dentro e a manifestarlo. E vuoi leggere il pezzo prima che spieghi la scenetta che abbiamo? Sì? Allora, ieri aveva messo la sfera di cristallo in cui conosceva il padre, il genitore, sapeva esattamente cosa faceva bene a suo figlio, sapeva la verità e quindi c'era la sfera di cristallo. Oggi pensiamo così, vi leggo il profeta, dal profeta di Ghibra, il paragrafo sui figli. E una donna che reggeva un bambino al seno disse: parlaci dei figli. E lui disse: i vostri figli non sono figli vostri, sono figli e figlie della sete che la vita ha di se stessa. Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi. E benché vivano con voi, non vi appartengono. Potete donar loro l'amore, ma non i vostri pensieri. Essi hanno i loro pensieri. Potete offrire rifugio ai loro corpi, ma non alle loro anime. Esse abitano la casa del domani, che non vi sarà concesso visitare neppure in sogno. Potete tentare di essere simili a loro, ma non farli simili a voi. La vita procede e non s'attarda sul passato. Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce vive, sono scoccati in avanti. L'arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tende con forza affinché le sue frecce vadano rapide e lontane. E noi mettiamo questa saggezza nella cesta anziché la sfera di cristallo. Poi abbiamo fatto questo lavoro, ci siamo interrogati ognuno di noi su delle esperienze concrete della nostra vita, dei nostri rapporti con i genitori, quando siamo stati figli o i nostri figli vivendola da genitori, e così abbiamo scelto una scenetta che fa parte dei ricordi della mia infanzia, che sono sostanzialmente vissuti in un determinato modo e guarda caso le stesse cose che io ho subito quando ero un bambino le ho rifatte nello stesso identico modo con mio figlio, per cui facendolo anche soffrire come ho sofferto io. Noi adesso vi diciamo com'era la cosa prima e come vorremmo che, o come ci auspichiamo che la cosa dovrebbe essere andata. Allora, la scena è che sostanzialmente, ve l'anticipo, ve la racconto perché così resta più chiara, è che io venivo sempre richiamato, quando avevo dei conflitti molto normali con i miei compagni di gioco, venivo sempre richiamato in casa come colpevole unico della situazione che si era creata. Per cui tutti i miei litigi vedevano come punito sempre me. Cioè io venivo richiamato dalla nonna che era molto autoritaria, oltre che autorevole, mi richiamava sempre in ogni occasione. Allora, qui abbiamo Ferdinando Piccolo. Chi era Ferdinando Piccolo? Beh, lui è Ferdinando Piccolo
e loro sono gli amichetti. Io non lo lascio, io sono la nonna. Non ce n'è bisogno, vedrai. Quel giornalino era mio, dammelo, che lo voglio vedere. Per primo me lo toglierai, mica non è vero, tocca a me adesso, perché io non l'ho mai visto. Questo è mio e è vero? Me lo voglio proprio dare. Dammi il giornale, perché altrimenti mi arrabbio. Devi prendertelo. Sì, dammi il giornale, però. Ferdinando! Basta, a casa! Fila! Ma non è vero, fila! Non voglio venire. Fila! Non vengo. Fila! Stavolta vengo, però non... Vedrai! Questa è la realtà. Noi crediamo che così non funzioni, come ha detto Ferdi, perché ne ha vissuto male le conseguenze. Allora rifacciamo la scenetta come dovrebbe essere. Come dovrebbe essere? Allora abbiamo di nuovo Ferdinando, i due amichetti che litigano e la nonna questa volta la farà lui. Un po' diversa. E avrà un comportamento diverso. Dammi il giornalino. Che lo vuoi? Mi sei venuto a prendermi. Allora adesso lo vengo a prendere. Dammi il giornalino, perché non è quello. Ma dai, era mio. È mio. Dammi il giornalino. Ma insomma. Ferdinando, cosa succede? Cosa succede? Perché? Leggere il mio giornale. Vieni in casa perché guarda queste situazioni. Sì, giusto. Guarda, queste situazioni mi creano un grande disagio. Mi creano un grande disagio, sai perché? Perché io coi vicini ci devo convivere, mi prestano il sale, mi danno le uova quanto ne ho bisogno, ci scambiamo le cose e io non voglio che loro si offendano per i tuoi litigi con i loro nipoti e con i loro figlioli. È la mia indipendenza e la mia libertà quando io potrò avere ragione una volta. Una volta, voglio avere ragione una volta. Io guarda, su questa cosa non mi ero mai soffermato, che tu potessi soffrire da queste cose qua. Mi ero ascoltato solo me, i miei bisogni, le mie paure e non ho mai parlato coi vicini. Cosa che da domani cercherò di fare, magari facendomi aiutare anche da te, che forse mi puoi essere molto utile. È giusto, mi sembra vero. Ci rimane l'ultimo gruppo, José e la sua squadra, il gruppo filosofico. Torto e ragione, un falso problema. Lucis in fondo, eh? Siamo il dolce da mangiare. E noi abbiamo preparato questa scenetta in 5 minuti, perché era talmente interessante il nostro dialogo filosofico che non ci staccava. Poi a un certo momento qualcuno ha detto, ma dobbiamo preparare qualcosa. E dico, quale tema migliore filosofico se non la morte? E quindi abbiamo preparato qualcosa sulla morte. Ma si sente bene qua? Sento un ritorno qua. Niente, abbiamo preparato la morte di Socrate, però nel 2006, quindi la morte di Godot, perché Godot era evidentemente era Socrate. Come l'abbiamo pensata? L'abbiamo pensata nella stessa maniera di 2500 anni fa. Socrate muore nel 399 prima di Cristo. E guardate bene che Socrate muore nella democrazia. Prima di Socrate, cioè al tempo di Socrate, c'erano i 30, adesso do i numeri perché ho bevuto un po', ma ad ogni modo dovrebbero essere i 30 tiranni, poi sono stati 30 tiranni, sono stati scavalcati, poi è venuta la democrazia, ma anche la democrazia ha pensato bene che le chiacchiere di Socrate davano noia alla gioventù ateniese, andavano contro i valori codificati del tempo, insomma Socrate era un chiacchierone, dava noia, portava un po' di caos nelle menti tutte belle ordinate dei greci di allora. Allora a un certo momento viene mandato a morte, gli fanno il tribunale, gli fanno il processo e Socrate è condannato. Tutti i loro allievi non vorrebbero che il maestro si mettesse in salvo, ma Socrate allora decide di morire. Allora Socrate
cosa si fa? Si fa spedire un'email. Si fa spedire un'email, si fa spedire dal più grande pensatore. Diciamo, in Italia ci sono dei pensatori bravi, dicevano, in America mica tanto, ma in Italia c'è gente che pensa. E allora c'era ancora vivo Eugenio Montale, io non ero ancora nato. E Eugenio Montale, allora gli fanno mandare una poesia, una delle ultime poesie di Montale. Dice, sì, sì, la legge, Socrate, sì, queste possono essere le ultime parole che posso dire. E infatti, arriva il libro di Montale, Montale morirà 2-3 anni dopo. Nel 97 dopo avanti Cristo, cioè Montale, notate. Quindi sono tutti sballati i tempi, come in filosofia, dove il tempo non esiste. Allora, adesso aprite bene le orecchie, perché Socrate, Montale, Godot mi sta parlando, non io, anche se la penso esattamente così. È una poesia scritta da Montale, adesso parte gli scherzi, nel 75, il 25 maggio del 75. Sono passati 36 anni fa. E la legge Socrate Godot sul letto di morte, ai loro allievi, ai suoi allievi. Cari amici, terminare la vita tra le stragi e l'orrore è potuto accadere per l'abnorme sviluppo del pensiero, poiché il pensiero non è mai buono in sé. Il pensiero è aberrante per natura. Era frenato un tempo da invisibili numi, ora gli idoli sono in carne ed ossa e hanno appetito. Noi siamo il loro pasto. Il peggio dell'orrore è il suo ridicolo. Noi crediamo di assistere imparziali o plaudenti e ne siamo invece la materia stessa. La nostra tomba e la mia, dunque, non sarà certo un'ara, ma il water, il cesso di chi ha fame ma non ha testa. Dopo queste parole, Socrate, che condivide, si sdraia. Però questa volta Socrate blefa. È venuta la democrazia, ma nonostante ciò, insomma, la parola è scomoda, è scomoda. Solo i più deficienti possono parlare ormai. E poi, sai, ci sono mezzi di massa incredibili. Mi hanno detto che ci sono... Io non li ho ancora viste, sinceramente. Televisioni, film, ecco. Sai, io vivo in un mondo tutto mio, con voi parlo ancora del tempo che non esiste, parlo ancora di un pensiero che è sempre quello, sarà sempre quello, sarà sempre così, di un dolore che torna, ritorna sempre uguale e di una gioia soprattutto che si può trovare in un pensiero più profondo, diciamo. Quindi, cari amici, non c'è niente da fare. Io ho provato a rimanere al mondo con voi, voi siete, non posso più neanche più chiamarmi, dicevo, voi siete me stesso, voi siete voi stessi, voi. Quindi anche se vado voi potete benissimo fare a meno di me, quindi io vi saluto. Mi raccomando, ho mandato via tutti i più deboli perché non piangessero, mi raccomando non piangete, anzi, quando muoio magari cantate una canzoncina se ne avete voglia, se no lo stesso. Avevo la cicuta o l'arsenico, non so cosa ci ho messo dentro. Adesso bevo questa cosa verde, un intruglio, spero che non sia, sai, io non amo le cose cattive, ma spero che, insomma, mi piacerà, insomma. Ma quasi quale me la faccio tutta, ma dai, un po' che lui, dai. Ciao, bye bye.
stessi italiani. Faremo filosofia con nuove strategie e poi vi consiglio di berla anche voi questa cicuta. Grazie e arrivederci. Presentato. Adesso volevamo sentire dal pubblico alcune le ultime riflessioni prima di passare all'altra parte. Chiedevamo una parola, solo una parola per esprimere cosa ci portiamo a casa dopo questi due giorni di chi ha potuto partecipare a tutti i laboratori, due giorni di lavoro. Quindi anche da dove siete, una parola che vi portate a casa dopo questo momento di rocca di pace. Vita. Speranza. Vita. E la fede, speranza, carità. Andate in pace. Ottimismo. Tolleranza, scusa. Ascolto, dialogo, siamo tutti più uguali di quello che sembra, non aspettare mai più Godot, ci siamo già rimasti una volta, avanti qualche altra frase, una parola, ecco, no, non c'è dibattito, infatti, delle volte basta una parola, il dibattito no, sì, è una parola, comprensione, silenzio, dubbio, armonia, rock and roll, il filosofo, niente, non devo commentare, forza, anche voi che siete arrivati adesso, cosa avete portato a casa da questa certezza, benessere, Ridere. Altre parole? Amore. Impegno. Felicità, dubbio. Carità. Abbandono. Io mi porterei a casa vittoria. No, stai qua. Io ho fatto lavorare per me, perché ho fatto tutto. Dicevi? Di? Due, una, sì, dai. Vuoi venire qua che ci sente? Vieni. Saranno veramente poche parole perché ne avete sentite tante. Molte sicuramente belle, molte altre alte. Speriamo nessuna vuota di quello che avete sentito. Le mie saranno solo parole di ringraziamento per gli organizzatori che hanno dovuto superare qualche problema. Avete visto il Godot cosa ci ha combinato. E ringraziamento a tutti voi perché vi siete stati coinvolgere, ma veramente bene, in questa manifestazione. Oltre che grazie, devo anche dire un augurio. L'augurio è che questo oggetto, questa cesta di oggetti così quotidiani, così familiari, così normali, diventino per tutti noi un impegno affinché quello che si è detto, quello che tutti qui abbiamo vissuto, lo trasportiamo nella vita di tutti i giorni, perché non ci dimentichiamo mai che il problema del torto, della ragione, è una cosa di tutti i giorni. E anche un pegno perché questa cesta sia praticamente un impegno per tutti noi di trovarci
un'altra volta l'anno prossimo per più ricchi di esperienze, speriamo positive, e più, forse posso dire, concordi, ed è la parola con cui finisco. Grazie. Scusa, ma la cesta, scusi, ma dove vai? Scusi, ma chi sei tu? Io? Come? James Godot!